Vedo l'ora di vedere come va a finire sta affare. Staffare. Eh sì, non volevo rivedere, invece no, quanto che ci penso. Sta ragazza, mo adesso chi è? 25 anni. Quanti anni sono passati? 20 Sono passati 20 anni. anni. Salve a tutti ragazzi, qui Vrex in compagnia con Motor Momma. Non mi piacciono le cose di zombie, però sono curioso di vedere come va a finire, Ma quindi questi eccoci. non sono zombie, dai! Se no riusciamo a bella scappata. Allora, veloce riepilogo, Joel è il nome del protagonista, da giovane, c'ha la figliola, Sì. scoppia l'epidemia, succede quel fattaccio, passano 20 anni, lui si risveglia in quella stanza, entra quella ragazza, iniziano a parlare di E la pillole. bimba è morta. La bimba è morta, è lei che la cosa non gli è piaciuta. E iniziano a parlare di pillole, di schederazione, di un certo Robert che ha fatto un po' di casini. E Sì. quindi riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati l'ultima volta, ovvero fuori dall'appartamento del protagonista. Però gioca lui. Sì. Gioco, ogni tanto gli passerò il joystick nelle fasi più tranquille, dai. Cominciamo. Dobbiamo andare dietro a lei. Come si sarà evoluta? Guarda, c'è già le guardie sul tetto. Come si sarà evoluto il mondo in 20 anni di epidemia? Vabbè, Ma a me mi sembra che sia tutto tranquillo, che non sono grazie. forse hanno chiuso. L'obbedienza al personale cittadino è Senti bene l'audio? obbligatoria. Sì. Di là per il cibo è ancora fermo. Non deve esserci molto da C'è la coda per il cibo, vedi là? Adesso corri, eh? Giù, a terra! Ok, chiaro. Ho detto a terra! Non ho fatto niente! Mani sulla testa. Fallo. Scansionali. È pulito. Pulito. Vieni laggiù. No, la scansione è sbagliata, Fallo. vi prego! Oh. Guarda avanti. Ok, è a terra. Un'iniezione finisce tutto. Senti, consideratevi fortunati. È questo che accade a chi si nasconde in un edificio condannato. Chiamiamo la squadra di pulizia. Qui abbiamo finito, servono due borse più altre due per la scatola. Ok, gente, non c'è niente da vedere. Non fermatevi. Sì, signore, non ci muoviamo. Stanno arrivando, non ci vorrà molto. Mica male, eh? Praticamente hanno trovato il sistema di scoprire Questo significa che la gente può l'effetto. uscire. Sì, con lo scanner lo poggiano sul collo. Però l'ultimo non si era capito se era infetto L'ultimo ha oppure avuto paura, è scappato, quindi è no. morto. E l'hanno trivellato, sì. Eo. Devo andare avanti io. Bella. Madonna, è favoloso. Cosa fate? Ho un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Che occhi ha? Luci. Le luci. Te Le luci? ricordi, no? Le luci, i Sì, fanatici. Che erano quelli che dicono che... hanno rivendicato gli attacchi. Vedi Sì. qua, scappano tutti. Antisaluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Qui è la spiegazione del medikit. Era così. Praticamente mi sto fasciando il braccio qua. E io ora ho la fascia al braccio. Ha messo la fascia, sì. Una Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciarli là. Medicina? Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero.
Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Quindi non siamo gli unici a cercare Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Ah, che le luci lo vogliono. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Non si vedeva il buco dietro lì, vero? Vabbè, c'erano anche i libri, non è che si vedesse un granché. Poteva essere un buco qualsiasi. Sono case vecchie. Ma buttati di sotto. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Generatore. Lettino da rifugiato. Ma guarda bene, anche l'ombra. Fatto bene davvero, guarda. I nostri zaini sono rimasti qui. I nostri zaini sono rimasti qui. Munizioni scarse. Ma perché? C'erano già andati lì? Eh sì. Sono contrabbandieri loro. Allora, è la sua base quella lì? Boh. Se loro due devono fare delle consegne, no? Portano della roba in giro per recuperare le schede d'azione. Sì. E ovviamente non possono fare alla luce del giorno, altrimenti vengono smitragliati. Sì, no, ma non mi ricordavo questo ambiente. No, è nuovo. Però giustamente se lei dice i nostri zaini sono rimasti qui, vuol dire che ci sono già stati, sì. Bene, Texas. Sollevami. Sì, non pensa male, eh. Sei pronto? No! Sì, signore. Avevo capito che ce l'aveva saltando a sopra. E ora? Dai! Mazza, che forza! L'ha fatto bene. Fa attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Ora, in questo gioco ogni tanto compaiono questi simboli qui. Vuol dire che c'è un commento da ascoltare. Perché questo gioco non è soltanto andare avanti. Bisogna anche rendersi conto dell'ambiente che ci circonda, di quello che dicono gli altri personaggi. Ah. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Che te avevi ipotizzato che loro due stessero insieme. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Trovata? Portala qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. No, sbaglio sempre pulsante per correre, questo di sopra. Ah, e giustamente c'è anche la fase esplorativa. Vedi, qua ci sono dei cassetti da aprire e dentro ci sono degli oggetti. Questi mi serviranno dopo per migliorare un po' le armi. Lì non c'era nulla. E lì non c'era nulla, eh no. E qua altri letti da rifugiato, vedi? Abbastanza post-apocalittica come c'è situazione. C'è un triangolo. Dove? Io ho visto un triangolo lì dove sul... No, l'ho già raccolto. C'era un oggetto, una medaglietta in terra. Ah, in terra. Ci sono anche degli oggetti da collezionare, però vabbè, quelli sono opzionali, diciamo. Andiamo giù, avanti. Di qua. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia.
Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Sì, arriva sempre con qualcosa. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Fermo. Spore. Yes. Maschera antigas. Perché come ti dicevo, non è il morso il portatore del virus, ma sono le spore che se vengono respirate ti cambiano l'ultima dal vento. Volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Eccolo qua, vedi? Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Lascia tutti i funghi che gli escono. Tutto infungato. Anche di là. Due persone. Dovremmo passare da qui. Merda. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Piano. Cristo, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Che facciamo? Pongo fine alle sue sofferenze? Sì. Andiamo. Sì. Senza pensarci due volte proprio. Io penso che qualsiasi persona avrebbe fatto. Tanto è morto. Scusa, sai quanto deve soffrire se gli cresce nel cervello come la formica. E qua ci sono degli infetti. Sì. Posso fare così per vedere dove sono. Come si passa? È uno. Però li mangiano. Giustamente hanno fame anche loro. Ah no, non ho visto questa cazzotto. Parigli, cavolo. Ma le munizioni scarseggiano come diceva prima. Aiuto. Oh, morti. Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Oh, però il cuore me lo fa battere. Bene. Allora, qua se non ricordo male c'erano delle munizioni, sì. Tre, attenzione. Che vuol dire tre, attenzione? Tre munizioni, attenzione. Ah. Ero sarcastico. Una barretta energetica. Cioè, tre munizioni ti sembrano tante? Per questo non le posso sprecare, almeno non all'inizio. Ah, ecco perché ogni spari, perché ce l'hai poca. Vedi lì in basso a destra, cioè c'è un 8. Sì, ah, ne ho 8 a disposizione. Capito. Anche il giardino è bello, vada a lavori. Io sono bella grafica, adesso muovono fiori. Un po' d'aria fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Ah, scusa. Copri l'entrata. Ci penso io. Sbaglio sempre tasto, eh. Merda. L'asse è caduta. Sii gentile, fai tu. La prendo io.
Ah, la tavola per qui, passare. Qui, passamela. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Mica male, eh? Oh, magrina, ma avevi tutta quella forza lì. Tesso può tutto. C'era qualcosa di qua anche? Sale, culo pesante, muoviti. Culo pesante. Autoritaria. No. Autoritaria, infatti. Ci avviciniamo. No, ok, qua non c'era niente da raccogliere. A passo di trekking. E niente, abbiamo fatto un bel giretto nella periferica e comunque stiamo vediamo raggiungendo... Vediamo che non ci siano soldati in giro. Ecco. Abbiamo provato il coprifuoco. Che soldati gli sparerebbero? Eh sì, ci hanno attaccato le luci, no? Prima al cancello. Hanno fatto esplodere il camion e quindi è scattato il coprifuoco e noi ce ne stiamo andando in giro. Chiudili. Prendi le munizioni, ci serviranno. Fatto. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? La scheda razione è quella che praticamente ottiene dai soldati per avere il cibo ed è la moneta corrente. Renderà tutto più interessante. Sì. Abbiamo capito che la usavano come moneta. Andiamo. E a quanto pare questo Robert qui stiamo per andare a fargli la festa ci sta aspettando. Ehi, hey, Tess. E chiudiamo. Hey, come va oggi? Ho sentito. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non ho la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Se non avete le schede razione, non fatemi perdere tempo. Non mi interessa barattare coi proiettili. Questa è una sorta di mercato dei bassi fondi. Sbrigati, moriamo di fame. Tranquilli, la roba arriva subito. Non provare a saltare la fila. Bene. Pirati, da un pezzo aspettiamo questo ratto. Spiacente, questi cani sono stati tutti prenotati in meno di un'ora. Prova tra una settimana. Ovviamente li mangeranno i cani. Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare? Sì! Lezione, forza! Fagli il culo! E chi è questo? Fagli il culo! Fagli il culo! Sarebbe un pugno, ma... Cazzo! Oddio! Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Prendilo, calci nel culo! Dai, fagli il culo! Ma dai! Cavolo! Spaccagli il culo! Falso! Dai, oh, amico, dagli un pugno in faccia! Non farti fregare! Spaccalo, dai! Sentite perché ha detto... Gli ha detto, dove credete di andare? Lei gli ha detto... Lei ha detto, mettiti a sedere. Ah, scusa, non sapevo che eravate insieme. E si mette a sedere. No, qui c'è stato un piccolo problema con lo nella fase dello sviluppo del gioco che hanno alzato troppo il volume di quelli là che si picchiavano. Comunque, torniamo a noi. Chi è? Cose vecchie, lasciamo perdere. Tess è una persona che ha un po' le mani in pasta ovunque, che conosce i tizi lì, che dice, oh, caccuccia. Bisogna vedere la vita che faceva prima. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. E ovunque ci sono quelle scritte, quelle scritte lì, no? Che in inglese vuol dire cerca la luce, le luci. Ovunque, ci sono. Lo vedo, c'è anche il disegnino. Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora.
Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Ecco. Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia. Ti copro. Trova il punto migliore. Sei morto, bastardo! 10 elementi devi trovare. Mi devo fare strada. Ah, sono ancora lì. Ben fatto, Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Assegni in bianco. Ok, bene. Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Che era? Ah, un ratto. Un sorcio. Era un po' troppo ginormico. E non lo so, ho visto una macchina nella scappanza, ma sarà un gatto. Top. Altri della banda di Robert. Merda, come sai che sta facendo? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. Sì, e ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci. Preciso e assicuriamoci punto, che non entri nessuno. E lasciali stare. No, perché se noi dobbiamo passare, se li vedi, se mi vedono, dopo danno l'allarme. Forza, è anche una fase tutorial, perché il gioco praticamente si basa anche sulla furtività, sul cercare di non far scattare gli allarmi. E questo qui lo devo eliminare per forza. Sono tutti uomini di questo Robert, che tra poco vediamo chi è. Volevo dirtelo. Ero in Jordan Street. Sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi indovinare. Luce? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno predati tutti. Cazzo. Sì, dicono che sia così in tutta la città. Li stanno mettendo sotto. Ho un cugino che sta con loro. Davvero? Sì, quell'idiota pensa che salverà il mondo. Speriamo abbia ragione. Quando uno è fanatico, sta con un gruppo che è... che si riescono di salvare il mondo. No, prendiamo la chiave. A quanto pare ci sai fare davvero. Guardiamo in giro. Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito. No, non per cavolo è sto Robert. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. Io però posso prendere. Con chi si rintanerà stanotte? È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa per gli altri. Ok. Io posso raccogliere bottiglie e mattoni per distrarre l'attenzione. Però qua è un po' un macello, perché devo aprire un cancello che sta dentro il magazzino. E ci sono due che gli fanno la guardia. Questo non si schioda, quindi lo devo eliminare. Cerca di calmarti, amico. Così non mi vedono. Dov'è? Devo ammazzare le persone, non è che mi capi tanto, eh. Ora, un conto è ammazzare quelli infetti, ma ammazzare le persone così, no. Devo far fuori più questi qui due e poi posso proseguire. E dopo me la faccio tutta... Cioè, ammazzarli per forza, Se no non ti fanno passare, Non c'è modo di fondire. Cioè, il gioco consiste anche in questo, di ammazzare
quelli che ti minacciano, e loro sono una minaccia. Ecco, per esempio, adesso sono rimasto troppo fermo qui, adesso mi vede. Sei più che morto. E mi picchia. E è scattata l'allarme. Quindi io direi che adesso si scappa. Adesso permesso. Oh. Ok, direi che siamo... No, ce n'è rimasto uno. Madonna, sbaglio. Pensando. 50 colpi. ho capito, ma te ne rimaste due. Uno l'ho trovato. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Forza, il mo... Ecco il nostro uomo. Eccolo. Questa roba. Glorioso figlio di puttana. Facciamola finita. Allora, qua cerco di farla breve. Usiamo la testa. Che sono in tanti e devo cercare di non farmi vedere, altrimenti scatta l'allarme, qui ci sto un'ora. Sì, vabbè, il coltello ora non mi serve. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Fanculo, Robert, quel ratto dovrà stare attento. Se fosse di cosa cambierebbe? Questa zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia di uscita. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Altri contrabbandieri lo fanno. Cosa pensi che succederà quando lo scopre di me? Io preferisco cavarmi da qui. Sei lì. Vai. Facciamo una bottiglia laggiù. Così questo si gira. Ehi, ho sentito un rumore. Sì, ho sentito anch'io. Occhio! Robert deve essere lì. Questo fa la pipì. Io gli passo dietro. No, non lo so cosa faceva, però nell'angolino. E ce l'ho fatta senza uccidere nessuno. Oh. Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! Perché scappa? Ci avrà qualcosa da nascondere? E tutte quelle che scappano hanno qualcosa da nascondere. Ma dove andate? Che fai? Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Oh, assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Mm. Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta,
Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? Certo. E dai, che si fottano le luci. Uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo. Brava! Anch'io! Adesso... Andiamo a prenderci la roba. Così devono finire. Spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari? Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Era. Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Ma che c'entra te? Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che li hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Ciao, dobbiamo uscire da qui. Ora. Come ha fatto a ferire? Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. Beh, se fai parte di una milizia di fanatici e vai contro l'esercito e l'esercito sa dove sei e ti viene a trovare a casa, è un proiettile, te lo becchi. Comunque lei il proiettile non lo sente, a quanto pare. No, sono caduto. E ora dove andare? Sopra. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Gli garbano le esplosioni alle luci. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città, ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Tu ci credi? Che stanno cercando di difendersi? Mi pare che sia una cosa controsenso. Zoe, dammi una mano qui. Considerando che loro vogliono cioè dicono di aver fatto esplodere tutto. Ehi, come va? Vivrò. Stop. Soldati. Quella è l'uscita. La porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Ora io qui cerco di non uccidere nessuno, però due devo farli fuori per forza. Sì. Chi se ne frega. Però devo fare in silenzio. No, col mattone faccio casino. E attiro gli altri. Invece così, silenzioso. Le munizioni a lui non gliele puoi prendere. Magari. Arrivederci.
Hanno fatto fuori un altro gruppo delle luci. Vedi laggiù ci sono dei corpi. Vediamo un po' se riesco a farli girare. Ehi, cosa sta là? Sì. Ok. State lì. Ok. È andata bene. C'è un'altra qui. Ecco, era... questa mi vede. No, c'era a ferro, c'era. Un problemino con le scale. Ok, vai, ce l'abbiamo fatta. Forza. Esagerate. Dove andiamo, Marlene? Comunque sono peggio soldati. Soldati sono tremendi, che c'è? A parte seguono degli ordini, ma gli ordini di chi? Giall, dammi una mano. Il gioco vero e proprio inizia appena aprirò questa porta. Finora era solo un assaggio. Ah sì? Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei! Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ha detto che non è uno dei suoi. Io direi che ci possiamo fermare qua. In pratica, adesso si sta scoprendo una nuova immagine di queste luci, cioè questa ragazza qui sarebbe stato un capo, è il capo lei, questa moretta qui, sì. Ed è ferita. E più sembra che voglia aiutare sta bambina ad andare a qualche parte, quindi non vedo cose cattive, anzi vedo una cosa abbastanza buona. Bisogna vedere se questa bimba qui è normale. È normale. Eh sì, perché se fosse un portatore sano di quei germi del fungo maledetto la userebbero come arma. Bisogna vedere. Adesso lui deve accompagnare lei all'ufficio del governo. Al governo. Quindi l'arma dentro il governo farebbe piazza pulita e le luci avrebbero campo aperto. Quindi bisogna vedere se questa bimbetta qui o fa parte di un piano di aiuto, cioè che tramite lei si fanno la pace o tramite il suo sangue hanno la cura per questo fungo. C'è tante cose da cui pensare. O è utile in questo senso, va bene, o è un'arma, o è una cura. Al governo non ce la porti per nulla. No, comunque non è che la portano al governo, la portano
al palazzo del governo. E vabbè, insomma, siamo in un lì. Posto praticamente dove c'è gente che comanda i soldati, la nazione, quindi vediamo dove si va a cascare. Per oggi è tutto, ragazzi, e noi appuntamento alla prossima. Ciao!